Finalmente, allenatori, abbiamo qui il nuovo special set giapponese di Pokémon GO! Una confezione speciale con all'interno diverse sorprese, tra cui la carta promozionale di Mewtwo V. Sì, questo prodotto è la rappresentazione dei nostri Elite Trainer Box. Sono sicuro che oggi ho saputo stuzzicare la vostra curiosità, non è vero? Adoro portarvi questi video e farvi scoprire prodotti praticamente irreperibili qui in Italia. Ma per vostra fortuna esiste FedericStore.it. Sono andati completamente a ruba, ma siete fortunati perché dovreste ancora trovare qualche pezzo disponibile. Affrettatevi perché non li rivedrete molto facilmente. E se ancora siete indecisi, beh, c'è il sottoscritto pronto per una bella recensione. Buona visione! Con le bustine promo non c'è andata particolarmente bene, ma sono certo che con questo special set la storia cambierà. Seriamente, ma non è bellissimo? Il design è veramente accattivante e la particolarità sta nel fatto che è ricco di prodotti. Altre scritte che non comprendo, e qui possiamo ammirare la confezione in tutta la sua bellezza. Bellissima anche solo da esposizione, eh? Qui sul retro possiamo vedere tutto il contenuto, la carta promozionale di Mewtwo, ben 7 bustine, un portamazzo a forma di uovo Pokémon, una monetina, il Pokestand e un portacarte con su tutte le squadre di Pokémon GO, Istinto, Coraggio e Saggezza. Mentre sulla destra sono raffigurate alcune carte del set Pokémon GO. E come potete vedere, questo è proprio un contenitore, dove all'interno potete contenere le vostre carte. Ed eccolo qui. Dai, ma non è bellissimo? Qui troviamo la scritta Pokémon Card Game, mentre per tutta la scatola troviamo questi 3 loghi di Pokémon GO. Dai, ma è super carina, eh? Credo che si apra così. E all'interno possiamo subito ammirare la carta di Mewtwo V, che in Italia troviamo nei mazzi Lotte V. Che figo! La scatola è veramente molto spaziosa e una volta aperta troviamo i 3 loghi dei team. Come prima cosa abbiamo la carta di Mewtwo con logo Pokémon GO. L'abbiamo già potuta vedere all'interno dei mazzi. Come già detto, è stupenda ed ha un artwork alternativo rispetto al Mewtwo che troviamo all'interno del set. E in giapponese rende ancora di più. Guardate che bella questa carta. Stupenda, 10 su 10, ma adesso guardiamo tutto il resto. È anche molto forte per il competitivo, se volete farvi un bel mazzo. Ecco qui una monetina super carina di Pikachu. Questa è veramente molto molto bella, non credete? Guardate qui. Tutta un'altra storia rispetto alla versione italiana, non è vero? È molto più piccola, eh? E da collezionista di monete dovevo per forza prenderla. Che ve ne pare? Vi piace questa moneta? La trovo veramente elegante. Le 6 bustine, che apriremo tra pochissimo. Alcuni adesivi di Pokémon GO. Sì, sono proprio degli adesivi! Ma che carino questo! E abbiamo anche delle mini carte Pokémon. Queste sempre adesive, guardate che carine. No, vabbè. Un mini spacchettamento. Faccio fatica a tenerle in mano, eh? Ma perché in Italia non fanno ste cose? Tra l'altro una è completamente bianca per permettervi di disegnare sopra. Pazzesco. E farvi così la vostra carta Pokémon. Abbiamo anche l'adesivo di Pokémon GO e anche la scritta Pokémon in giapponese. Poi abbiamo questo giornalino con un po' di pubblicità giapponese. E questo, che è praticamente un case porta carte. Credo che sia la primissima volta che fanno una cosa simile, sapete? Praticamente tu posizioni la carta qui, come vedete si incastra perfettamente, dopodiché dovete solo mettere il vetro. Tiè, prendete il vetro, avete anche tutte le viti incluse e in questo caso dovete solo sfilarle, la inserite qui, la avvitate e il gioco è fatto. Mentre per farla stare in piedi dovrete montare questi, semplice e intuitiva. Dopodiché lo appoggiate, ecco qui, e come vedete sta in piedi
perfettamente. Ed è per questo tipo di cose che io amo il Giappone. Vi giuro ragazzi, è troppo bella questa cosa. Anche io in azienda progetto questo tipo di strutture. Ho comprato dei macchinari appositi per poter realizzare questo tipo di prodotti in plexiglass, quindi se vi piacciono potete acquistarli direttamente nella sezione case. E infine abbiamo questo, che inizialmente credevo essere un vero e proprio uovo, ma in realtà no, è un portamazzo con tanto di segnalini trasparenti. Questi farebbero impazzire il mio amico Poketonks. Glielo devo assolutamente nascondere. Dai ragazzi, ma è troppo figo. Veramente fatto bene, con veramente diversi dettagli, proprio come se fosse un'incubatrice di uova. Adoro il Giappone, porca miseria. Ma vi rendete conto cosa si nasconde all'interno di questi set allenatore fuori classe? Sì, lo so bene che non sono set allenatore fuori classe, ma è la loro versione. La loro versione che, come vedete, spacca, letteralmente. È troppo bella. Adesso ci gustiamo queste bustine di Pokémon Go nella speranza di trovare la Radiant, che non abbiamo trovato nei box. Dopodiché ci vedremo con il card file di Pikachu. Attenzione, Holo! Articuno Holo. Ci tengo inoltre a precisare che queste bustine non hanno un pool prestabilito come per esempio i box, quindi in ogni bustina potremmo trovare una special art, per dirvi, e io lo spero tantissimo. Per esempio qui c'è qualcosa, Charmeleon e Melmetal V, che tra l'altro si può trovare nelle versioni delle bustine promo giapponesi Pokémon Go, ma con artwork differente, quello del mazzo Lotte V. Voi non avete idea di quanto mi piaccia portarvi questo genere di video. Cioè raga, è veramente troppo divertente. Ma veramente tanto, eh. Energia erba, Raticate di Alola, Meltan, incubatrice, appunto. E infine abbiamo Charizard Holo, che non guasta mai, eh. Ricordo che i box giapponesi di Pokémon Go hanno la Radiant garantita. Ho già trovato Eevee e ho trovato anche Venusaur. No, Blastoise. Scusate, Blastoise. Mi mancano Venusaur e Charizard. Eevee-saur e Melmetal V-Max. Ok, abbiamo trovato sia Melmetal V che V-Max. Ottimo. Ultime due bustine, ragazzi. Vediamo un po'. Niente. Ok. Codicino, ve l'ho già dato. Vediamo un po' qua cosa si trova. Solrock e Tyranitar Holo. Ultima busta. Mi raccomando ragazzi, questo mi piace, il commento, l'iscrizione. Mi raccomando, iscrivetevi perché dobbiamo arrivare a questo milione di iscritti. E poi prossimo anno cambierò anche lo studio, quindi ci saranno tanti nuovi video. Insomma, di cose ne stanno per arrivare, quindi sapete che fare. E infine un altro Charizard. Era la giornata di Charizard. Va bene così. Figata. Ragazzi, cosa dire? Infine, questo set, special set, è stato incredibile. Veramente, veramente, veramente gradito. Dalle piccole cose, dagli adesivi al case per la carta. Veramente stupendo. Noi ci vediamo al prossimo video, dove apriremo il Pikachu promo, il card file giapponese. Dopodiché apriremo Lost Abyss, il nuovo set giapponese con ghirardina special art. Io vi aspetto sempre qui sul canale di Federic. Un bacione a tutti.